Vero che noi abbiamo preso forse 3-4 tiri in porta, abbiamo preso 3 gol. Sono andati a giocare in delle situazioni dove noi dobbiamo migliorare, questo sono sincero, situazioni dove noi dobbiamo essere più bravi a coprire quel tipo di zona di campo e quindi sicuramente in futuro lo faremo. Poi ragazzi, come hai detto tu, hanno ripreso la gara 3 volte, non era semplice perché questa è una squadra che quando riesce poi ad andare in vantaggio ti stritola e quindi siamo stati veramente bravi a rimanere in partita e come hai detto tu, nel finale del secondo tempo e in tutti i supplementari, veramente si vedeva che da un momento all'altro potessimo sempre poi andare in vantaggio. È stato un peccato prendere poi il terzo gol in quel modo là, dove abbiamo perso magari una palla, loro sono ripartiti velocemente e non siamo riusciti poi a tappare quel buco. Però non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a giocare, siamo presi il 3-3 a 4 minuti dalla fine del 120esimo e poi la classica lotteria dei rigori ha sancito che a passare il turno fosse il Catanzaro, però chiedo scusa, ho fatto i complimenti ai ragazzi, ho detto che se ci doveva essere un modo per uscire da questa competizione, non potevamo scegliere il modo migliore, quindi ci deve servire, ci serviva questa prestazione perché dopo l'immeritata sconfitta di domenica avevamo bisogno comunque di fare una prestazione positiva che ci possa permettere di prepararci al meglio per la gara di domenica col Picerno. No, ma questo l'ho detto, ti ripeto, sui gol che abbiamo preso sicuramente potevamo fare meglio con troppa semplicità, no? Sono riusciti comunque con 3-4 passaggi ad andare poi alla conclusione. Detto questo, noi cerchiamo naturalmente di migliorare sotto questi aspetti che ci permettono di essere un po' più ermetici, perché se continueremo comunque a creare e a fare gol, se non lo prendi, naturalmente hai più possibilità di poter vincere le partite. Sono contento naturalmente per Canutè, perché non solo ha ritrovato il gol, ma ha fatto una partita straordinaria, partendo inizialmente da punta centrale, poi li ho un po' più scambiati si è messo a destra e Marcello l'abbiamo rimesso al centro e poi da quando poi è entrato Sbraga li siamo passati a 5 perché per dare un po' più di come posso dire un po' più di tranquillità a Scognamiglio e Sbraga che non giocavano da tantissimo tempo. A tal proposito, questa scelta. È dovuta proprio a questo, nel senso che nel momento in cui si è fatto male Ricciardi, avevo pochi istanti prima tolto Rizzo. A quel punto avrei dovuto sacrificare uno tra Moretti e Sbraga a fare il terzino. Allora a quel punto credo che la scelta più logica sia stata quella di passare a 5, quindi a 3, quindi giocare con Sbraga, Moretti e Scognamiglio come tre centrali, abbassare nel primo momento ho abbassato Murano a fare il quinto. No, ho fatto una scelta tecnica che a volte ci sta, quindi penso che sia No, perché noi tranquillamente avevamo a 7 indisponibili, cioè disposizione. 6 più Gliane 7. Allora, dato che uno è Zanandrea, l'altro è Aia, che erano difensori centrali, lo sai, Gliane ci poteva far comodo. Sì, assolutamente. Sarà sicuramente disponibile per domenica. Anche se avessimo passato il turno, il campionato è lì che ci aspetta ogni domenica, poi ci sarà un turno infrasettimanale, quindi testa e pensieri solo ed esclusivamente adesso al nostro campionato, sapendo che siamo in una posizione di classifica molto delicata e che purtroppo la sconfitta di domenica, ripeto, immeritata, ci ha tolto la possibilità di poter scalare qualche posizione. E credo che questa prestazione, soprattutto la rabbia per la sconfitta di domenica, dobbiamo essere bravi ad incanalarla per la gara di Picerno. Grazie mister, in Grazie bocca a al voi. lupo. Grazie mille. Ciao. Grazie mister. Ciao.